Dopo le prime anticipazioni del sindaco, arrivano altri dati sul bilancio di prossima approvazione. L'assessore Realfonso, oggi partecipando alla commissione bilancio, ha ribadito che i dati non sono ancora definiti al punto di poter dettagliare le scelte fra le varie ipotesi allo studio dei tecnici, ma ha anche potuto confermare, ad esempio, le spese previste per la manutenzione straordinaria di scuole, strade e della villa comunale, così come per l'arredo urbano, per i beni mobili destinati alle scuole per l'infanzia e per i parcheggi. Il bilancio di previsione è difficile, perché la Giunta dei Magistris rispetto all'ultimo bilancio della Giunta Iervolino ha 250 milioni di trasferimenti in meno dal centro, oltre a questi si aggiungono i tagli dei trasferimenti regionali e quindi necessariamente è un bilancio che dovrà utilizzare almeno in parte le leve fiscali che il governo mette a disposizione dei comuni. Si tratta di una necessità alla quale dovremo almeno in parte ricorrere, non vorremmo farlo, ma è chiaro che il governo nazionale sta facendo una politica che mette in ginocchio i comuni italiani. L'assessore ha sottolineato inoltre come si sia già ad un punto avanzato sul fronte delle economie, come per l'abbattimento delle spese per le società partecipate e la fusione delle tre società della mobilità, ma in generale come procede la politica del massimo rigore. Al massimo rigore nella spesa, al taglio di tutti gli sprechi, già l'anno scorso tagliamo oltre 100 milioni di sprechi, di costi della politica, quindi taglieremo tutte le possibili voci di spreco, ma oramai abbiamo tagliato il fondo del barile sotto questo punto di vista. Staremo attenti assolutamente a non pesare sui ceti meno abbienti, anzi a creare le condizioni per un rilancio dello sviluppo e dell'occupazione. E sul fronte delle entrate, infine, si dovrà definire in quale modo agire con le leve fiscali, a cominciare dall'addizionale IRPEF e dall'IMU. Dovremo valutare la necessità, una volta che avremo il quadro completo sulle entrate, valutare la necessità di ricorrere anche a queste leve fiscali, però, ripeto ancora una volta, con la massima attenzione all'evitare di gravare sui ceti meno abbienti, sulla parte della città che è stata più colpita dalla crisi.